3.000 metri sul livello del mare. Siamo nel mese di febbraio. Ha smesso di nevicare da poche ore. Intorno a me cime e valli completamente rivestite da un manto di neve bianca. Davanti a me un ghiacciaio su cui sto per iniziare una discesa con un gruppo di amici. Nel mio cuore un senso d'infinito. 3.000 metri sul livello del mare. Stesso posto. È passato qualche tempo e siamo a settembre. Intorno a me qualche cima bianca e valli completamente brulle. Davanti a me un ghiacciaio, o meglio una lingua di ghiaccio sofferente schiacciata dalle rocce circostanti. Rocce che il caldo estivo rende a dir poco incandescenti. Cerco su internet qualche foto di questo stesso ghiacciaio e scopro che 100 anni prima era completamente diverso. Ma era molto diverso anche 50 anni prima ed era diverso anche solo 30 anni prima. Era gigante, maestoso, era il vero protagonista della scena. Ebbene sì, i ghiacciai alpini si stanno sciogliendo. Lo sentiamo dire spesso. Ma qual è la portata di questo fenomeno? I ghiacciai sulle Alpi hanno perso metà del proprio volume dall'inizio del secolo scorso ad oggi. Ma c'è un dato ancora più allarmante. Meno 89% entro il 2100. I ghiacciai alpini rischiano di perdere fino all'89% del proprio volume entro la fine di questo secolo. I ghiacciai alpini sono vittime del cambiamento climatico. Il motivo per cui si stanno sciogliendo così rapidamente è uno e uno solo. È il surriscaldamento globale. Ecco che noi dobbiamo agire fin da subito. Come? Andando a ridurre le emissioni di CO2. È una cosa che siamo chiamati a fare tutti noi, tutti i giorni. C'è un ma. Per il fenomeno scientifico del climate lag, se anche oggi raggiungessimo la neutralità tra il livello di CO2 immessa nell'atmosfera e quella che l'atmosfera è in grado di osservare, di assorbire, vedremmo l'effetto positivo in termini di riduzione delle temperature globali solo tra qualche decennio. Peccato che i ghiacciai alpini non hanno qualche decennio. Specie quelli siti alle altitudini più basse. Il percorso per ridurre le emissioni di CO2 è lungo, è complicato, però diciamocelo, è una strada che non possiamo evitare. Richiede che si metta in moto una macchina globale, costituita dalle organizzazioni internazionali, dagli stati, dalle aziende e da ciascuno di noi. Però, nell'immediato, c'è qualcosa che possiamo fare per proteggere alcuni dei ghiacciai che amiamo? Ecco, ce lo siamo chiesti io, Sara, Giovanni e Pietro. Siamo un gruppo di 4 amici, tutti classe 1998, eccoci nella foto. Ci siamo conosciuti tra i banchi dell'Università Bocconi. Allora, abbiamo guardato con ammirazione all'esempio di una serie di località che sull'arco alpino vanno a coprire il proprio ghiacciaio durante la stagione estiva con dei grandi teli bianchi. Ecco che con altrettanta ammirazione abbiamo letto una serie di studi, studi che misuravano l'efficacia di questo meccanismo di protezione. Capiamo insieme di che cosa si tratta. Sostanzialmente si va a coprire il ghiacciaio nella stagione estiva con dei grandi teli bianchi, teli che sono apposti nel mese di maggio e rimossi a settembre. Immaginatevi dei grandi tappeti bianchi che sono srotolati da cima a valle del ghiacciaio, sono poi affiancati gli uni gli altri e cuciti tra di loro. Ora, dove applicati, questi teli riescono a salvare fino alla totalità del ghiaccio sottostante. Quindi diciamo che la loro efficacia è massima. Però l'attività di protezione del ghiacciaio con questi teli è complessa. È dispendiosa
Ecco che serve un modello per renderla sostenibile, per renderla scalabile. Da buoni studenti di business abbiamo fatto i compiti a casa e abbiamo guardato con interesse a una serie di realtà che da anni rendono grandi sfide ambientali alla portata di tutti. Pensiamo a quelle realtà che rimuovono la plastica dagli oceani, andando così a tutelare le specie che li abitano. Pensiamo poi a tutte quelle aziende che piantano alberi finanziati dalla propria community per andare a compensare le emissioni di CO2 dell'uomo. E pensiamo ancora a quelle realtà che combattono il problema dello spreco di cibo. Come? Distribuendo il cibo non venduto tra i propri utenti. Perché non fare lo stesso per proteggere i ghiacciai alpini? Questo è quello che ci siamo chiesti e da tutte queste riflessioni ha preso vita la nostra startup. Si tratta di una realtà che coinvolge persone e aziende nella salvaguardia dei ghiacciai alpini. Sostanzialmente le persone e le aziende interessate attraverso la nostra piattaforma adottano una porzione di ghiacciaio. La porzione adottata andrà coperta nella stagione estiva successiva per far sì che il ghiaccio non si sciolga. Permettetemi di dire che un'attività di questo tipo è veramente complessa, sfidante. Cioè andare a custodire un ghiacciaio alpino è un'attività che richiede il coinvolgimento di tutta una serie di attori. Ecco che ci piace pensare alla nostra realtà come un sistema. Un sistema che abbraccia tutte le figure necessarie per la buona riuscita. Partiamo dalle comunità locali. Ora, mettiamoci nei panni di chi vive nei pressi di un ghiacciaio. Di chi quindi, di anno in anno, ne osserva l'inesorabile arretramento. Ecco, le comunità locali sono proprio i beneficiari ultimi della nostra iniziativa, dato che vedono preservato, custodito il ghiacciaio della propria località. C'è poi la comunità scientifica, quindi tutti quegli scienziati che studiano i ghiacciai su cui operiamo e che vanno a misurare l'efficacia dell'attività di protezione che proponiamo. Aziende sponsor. Pensiamo a tutte quelle aziende che già integrano la sostenibilità nel proprio operato e che in più vogliono prendere parte a una climate action nuova, dall'impatto tangibile e misurabile. E infine ci siamo tutti noi. Noi che abbiamo a cuore il pianeta, noi che abbiamo a cuore la montagna, noi che desideriamo proteggere i ghiacciai alpini e custodirne alcuni per chi verrà dopo di noi. Ecco, comunità locali, comunità scientifiche, aziende sponsor e tutti noi. Questo è il sistema che abbiamo pensato per rispondere a una grande sfida dei nostri giorni. Nel dar vita alla nostra realtà abbiamo scelto il modello della società benefit. Ora non so quanti di voi lo conoscano, si tratta di un modello disegnato in America appena nel 2010 e arrivato in Europa giusto nel 2016, con l'Italia che è stato il primo paese a inserirlo nel proprio corpo normativo. Ora, una società benefit altro non è che una società nata per avere un impatto positivo sulle persone e sulla biosfera. Un impatto che nel nostro specifico caso è in linea con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Si tratta di obiettivi comuni, che riguardano tutti i paesi, tutti gli individui. Nel nostro specifico caso proviamo a dare risposta all'obiettivo di combattere il cambiamento climatico e all'obiettivo di proteggere una fonte d'acqua pulita. Abbiamo scelto il modello della società benefit perché crediamo fermamente che business e sostenibilità vadano insieme. Crediamo che un buon modello di business sia il carburante di una buona causa. E crediamo ancora che sia responsabilità della nostra generazione dimostrarlo. Come? Dando vita a tutta una serie di realtà che nel loro piccolo rispondano alle grandi sfide dei nostri giorni. Realtà come la nostra, nate
per una buona causa, guidate da un obiettivo di valore. Tutto questo non è altro che il desiderio di quattro amici di proteggere i ghiacciai alpini e di custodirne alcuni per chi verrà dopo di noi. E ha appena preso vita.